Ciao a tutti ragazzi, sono SilverDX e in questo nuovo video sono qui su un Mugen di Dragon Ball, si chiama Dragon Ball Heroes, come potete vedere. Allora, vi dico subito che i Mugen sono dei videogiochi dove si deve combattere. Sono dei giochi picchiatutto, come si può dire? Va bene, quello, avete capito. E in pratica bisogna combattere, sono in 2D. Allora, prima di tutto cambiamo un po'. I comandi stanno bene, ok. Salvo. Ok, ora vi faccio vedere bene bene. Come vedete, sono un macello di personaggi e possono essere anche di più. Poi dipende dalla memoria del tuo computer. Se ce la fa a supportarne tanti, ma credo di sì, visto che non prendono tanti personaggi. E in pratica posso aggiungerne quanti ne voglio di personaggi. So che sto facendo una recensione, let's replay, sto parlando come un bimbo minchia, lo so, ma dovete capire che sono raffreddato e non sono pratico a recensire giochi. Allora, incominciamo con farvi vedere tutti i personaggi. Se col cazzo vi faccio vedere tutti i personaggi. Prendiamo subito Goku, Super Saiyan 3. Ora vedete, devo combattere contro questo qua che non ricordo il nome, aspetta, Nail, eccolo qua. Ora vi faccio vedere, vedete che è un gioco di merda secondo voi, ma in realtà ho perso un casino di ore in questi giochi così. E non solo questo, ne stanno un macello, ne sto. Un macello. Avete presente i macellai, quelli? Sto cercando di combattere, ecco qua. Una vera e propria storia non c'è, perché in pratica ogni personaggio dovrebbe avere una storia, ma non mi ricordo bene come si. Oddio, che cazzo fa? Ah, c'è anche un finale. Ogni personaggio dovrebbe avere una storia, però non in questo qua, no, perché dovresti creare il personaggio con parametri diversi e quindi vari formati. Oddio, sta caricando. Premendo due tasti si carica. Oddio, l'ho distrutto. Oddio, sto volando. Oddio, che fine ho fatto? Ecco qua. Muori, 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 muori. Oh, fanculo, lo ucciderò. Muori stronzo, muori. Ok. E quindi è questo il gioco. Ora vi faccio vedere altre battaglie. Ecco, Winner, esce la cosa così. Ora contro Guldo. Sì, è un arcade alla fine, non c'è una storia ben precisa. Oddio, perché sono. C'ho già la massima potenza. Sotto c'è scritto potere. Se forse. Oddio, quello si è ricaricato la vita. No, non sta. Non vale così. Quindi se io dovrei riuscire ad attaccare così, dovrei riuscire a distruggerlo. E dai, muori! Ah, figlio di puttana. Si è ricaricato la vita lo stronzo. Va bene, muori, carico. Ah, se in pratica se esprimo la barra spaziatrice si ricarica la vita. Ma non vale così. Che cazzo mi fanno i personaggi che si ricaricano la vita? Eh sì, così bello, ricarico tutta la vita, così bello. In pratica devo distruggerlo tutto in un colpo, così. In un colpi. Ah, raffreddore quanto odio. Vai, che lo posso distruggere. Vai, distrutto, bravo. Ricarica la vita. Oddio. Non vale, si è ricaricato la vita. Si è ricaricato la vita, non valeva. Anzi, no, va bene, va bene. Valeva. Muori, stronzo. Muori, muori. C'ho Goku Super Saiyan 3. Ti spacco il culo. Oddio, che cazzo fa? Comunque del gioco lascerò il download in descrizione se volete. Non solo gli sto facendo pubblicità al creatore. I Mugen in pratica sono dei. Come posso dire? Dei programmi. Non. Sì, dei programmi che possono essere. Ora vi starete chiedendo come mai sono tornato al menu durante una battaglia. Ho premuto semplicemente il tasto ESC. Il tasto ESC. Sì, se si preme il tasto ESC in questo cazzo di Mugen succede che si torna indietro. Ora cerco di fare una battaglia in due. Non in due, in senso in due in coppia di giocatori qua, di personaggi contro il computer. Allora, prendo come personaggi, prendo. Oddio, sta pure Goku. Dio. Super Saiyan 4. Gohan, Super C17. Oddio. Ma questo è Gogeta Super Saiyan 3. Vegeto, Super Saiyan 3. Generale Nildo, che cos'è? Goku Super Saiyan e Goku bambino. Prendo sinceramente, non prendo. Prendo. Non prendo questo, ma prendo. Prendo. Che cazzo posso prendere? Oddio, faccio schifo.
Perché sta pure Vegeta Super Saiyan God? Ma non esiste. Questo dovrebbe essere Iro. Chi cazzo è? Non lo conosco. Uno dei personaggi che non conosco. Chi cazzo posso prendere? Dai, un accacchio. Prima così finisce. Questo qua mi piace. Goku Legend Super Saiyan. Come aiutante prendo. Prendo. Oh, non lo so. Dai, Vegeta Super Saiyan Dio. Contro due persone. Contro Trunks, oddio. E gli altri? Che cazzo è? Ah, questa è la presentazione di tutti quanti. Mamma mia. Spacchi i culi. Andiamo. C'è Poppo da dietro così. Oddio, io quale sono? Ah, Goku. Ma vai, attacca Junior. Distruggi Trunks e Yoi. Dai, aiutami, Vegeta. Che cazzo fai? Tocca a me distruggere tutti quanti. Perché si ricarica? Ah, si schiaccia la space bar là. La barra spaziatrice si ricarica la vita a tutti. Ah, allora così non vale, non vale. Ragazzi, sto a cazzo, sto spaccando, schiacciando i tasti. No! È morto, è morto. No, eccolo là, si è ricaricata la vita. Che cazzo succede? Che cazzo? Ah, se spacco così sparo le onde energetiche. E se voglio fare una combinazione così no, eh. Vabbè, solo queste le palline energetiche. Dai. Come si carica qua? Vai! Trasformati! Ah! Ok, è morto con una pallina energetica. Ehi, vabbè, pure tu. Ah, c'è pure il round 2. Vai, muori, 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 muori. Muori! Che cazzo ho fatto? Ah, ecco! Quindi se premo questi due tasti dovrebbe fare. Guardate, cioè, fa il macello combino. Quindi se premo AS fa il macello. Winner. Contro chi è questa? Squadracini? Che cazzo di livello è? Ma che cazzo di livello è? Oddio, questo è un livello a cazzo proprio. Perché è scritto score così? Random proprio. Muori che mi fanno male. I diti. Oddio, è morto. Beh. Ah, che cazzo devo distruggere? Oddio. Ah, devo distruggere questi piccolini qua. Vabbè, siamo bene. Vabbè, non si possono distruggere. E qua l'aiutami, Vegeta. Che cazzo è? Ah, devo distruggere quindi anche questi piccolini qua. Devo distruggere. Ah, ecco, ho capito, Vegeta. Caricati, grande. Vai. Ok, la modalità che spacca i culi. Ecco qua, guardate che velocità. E Vegeta che sta fermo. Mamma mia. Che voce da cazzo che ho quando sono raffreddato. Che cazzo è successo? Ah, ho vinto. Quindi il rivale sarebbe anche i robottini piccolini. Che cazzo di livello sono andato a trovare. Vai, non spacchi i culi. I culi. Grande, distruggilo. I diciti. Mi fanno male i diciti. Devi distruggere anche i robottini. Ah, io faccio con l'altra mano. Mi sono invertito le mani. Dai, muoviti. Non posso perdere tempo con te. Vabbè, come avete capito, questo è il gioco che vi devo far vedere più. A parte distruggere, finisco il livello. Faccio vedere se anche la modalità per due giocatori. Naturalmente, ovvio, un altro controller. Oppure potete usare la tastiera se riuscite. In due, usare una tastiera. Questo gioco è molto divertente. Alla fine, i Mugen sono molto divertenti. Però, divertenti. Naturalmente, devono essere fatti bene. Non possono rimanere così. Cioè, no, in senso rimanere. Perché Mugen base, se non ricordo male, c'ha solo uno, due, tre o tre personaggi che sono tutti uguali. Poi bisogna importarli e crearli. Pratica un picchiaduro, ecco, un picchiaduro 2D. Questo sarebbe un picchiaduro. Ma abbiamo. Ci sta il Mugen di Dragon Ball, però sono anche altri tipi di Mugen. Oh, vediamo la trasformazione di Goku. Perché bardacca così? Sta trasformando! Oddio! Spacca i culi! Oddio, si è trasformato Goku. E gli altri? Ah, solo contro Bardock.
Ma no, solo contro Bardock. E no, solo contro Bardock. Ah no, stanno anche gli altri forse. Saiyaman Invader. Ah, eccolo là, quelli verdi piccolini. Che cazzo fai? Ti spaccherò il culo! Muori! Cazzo, muori! Muori! Non serve a niente! Muori! Qualcuno non riesco a batterli. Basta, mi sono rotto il cazzo. Torniamo a menu. Come avete visto, questi sono i Mugen. Nuova forma di intrattenimento. Che vi posso dire? Ricordate di mettere mi piace e iscrivervi al canale se volete. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao, ciao, ciao.